scambia con Facoetti. Non supera Zika che gli mette la palla in fallo laterale. Si incomincia un po' ad affievolire la pressione del campo basso, che sente anche la stanchezza. Mentre vediamo che su un'azione completamente strana sul fallo laterale al trentesimo. Seconda parte del campionato, inizia il conteggio alla rovescia. La Lazio capolista al Romagnolo, un arbitro internazionale barbaresco di Cormans, Spalti Gremini, due belle squadre a darsi in battaglia. Scorrano blocca Giordano e nel finale Viaggetti inventa il gol. 18.000 spettatori, gioia grande per il Molise. Capobasso avanza nella sua testa. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. I molisani partono lanciatissimi, è il prologo di una partita azzeccata dell'ex juventino Bruno Mattia. Al 27esimo ci prova Ogolotti, servito bene da Progna. 10 minuti più tardi il gol che materializza il sogno dei 40.000. La Juve treme, ma il campo basso difende con saggezza e affonda in velocità, per nulla intimorito dagli avversari. Al 33esimo dura clamorosamente il raddoppio, a colpire il palo è Goretti. Sugli sviluppi Rossi manda oltre la traversa, pallone e rigore. Billy che prova a girarsi in area, il cross in mezzo, il gol! Gol! E gol! Gol del campo! Carducci che adesso si è spostato al centro, parte Cucciarelli, manda al centro, palla! Ancora Sasà che ha scambiato con Cariello, superiorità numerica, Sasà ancora per Cariello, ed è gol! Terzo gol! Oh, sono entrati almeno in 500 in campo! Sono entrati in 500 in campo! Cariello segna il terzo gol! I giocatori adriatici e l'arbitro chiude il campionato e il capobasso che torna in C, una cosa veramente unica.
Molisano. E che firma, una grande firma. E poi innesca la corsa di Vitelli, un po' sorpresa la difesa del Pozzacco. Vitelli, e sono tre per il Campobasso, 1-2 micidiale per la squadra di Farina. Sorpresa la squadra di... Warriors on ground, don't get caught in the mosh pit. With the fuel to the fire, ain't nobody can stop it. The trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. You throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put my strength on the people. Centrocampo dell'Under, Jacopo Morganti, ingenuità che innesca il contropiede ospite, Fulminio è letale, da Zanatti a Cogliani che brucia tutti e infila Scotti, 1-0, avvio di ripresa, il solito Cogliani, tutto agevolato però dall'opposizione troppo morbida dei difensori del Notaresco, sinistro non irresistibile, tutt'altro che pure Scotti, palo rete, 2-0 Campobasso, esce Mele, entra Gaetani che si piazza tra le linee. Frulla regista Liguori Mezzala, 12esimo la traccia di Liguori, soprattutto l'assist di Sansomini di testa romana, accorcia per distanza, al 20esimo Blando rileva per centro, ospite la prima del solito Cogliani, migliore in campo, in classe 92 scippa il pallone a Scotti, subgola nella metà campo di Fatto custodita e segna a porta vuota, 3-1 Campobasso, terzo KO in 19 gare, secondo allo Salini,